Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video per fare la terza parte del gameplay di Nazuma Elevengo Galaxy Supernova, dove con un amico, cioè che parteciperà a questo video in nostra compagnia. Allora, continuiamo da dove eravamo rimasti nella seconda parte, cioè eravamo in questo posto, una specie di stazione. Dobbiamo andare di qua. Wow, che bello! Questo deve essere il giardino del calcio, così si chiama. E vediamo Konoha che scappa. Cade e scappa. La dobbiamo seguire, vediamo di qua. Che cosa troviamo? Qui c'è uno scrigno che contiene, che è un oggetto, sembra un succo. Boh. Andiamo. Misterioso. Non lo so, probabile. Probabilmente però potrebbe anche essere nuovo. Wow, vediamo qua che bel posto. Andiamo in su. In questa stanza. Wow, bello questo posto. Dobbiamo andare di qua. E qui troveremo il campo da calcio della Inazuma Japan. Lo stadio del calcio. Dove ci sono tutti i nostri compagni. Adesso, se non sbaglio, dobbiamo parlare con tutti, sì. Ora andiamo di qua. Da Minaho. Ah no, Manabe. L'amichevole della Royal Academy era, cioè quella dello scorso video. Mi sembra che dopo quella partita Victor e Riccardo si sospettano e dicono: ma perché hanno scelto quello? Sì, esattamente, proprio in quella partita. E anche dopo. Vediamo un po' le presentazioni dei giocatori nuovi. Andiamo dai buchi. E ci dice che lui è un giocatore di basket. Sakura. Andiamo da Minaho. Saccano
ってよろしく面白くなりそうだよora ci manca Kusaka. Kusaka Ryuji, Sakura wa mikete. Nani mo shite nai? Sports wa nani mo? Sossu. So nanda. Sakura wa tanoshii yo. Kore kara yoroshiku. Yoroshiku su. E abbiamo finito le presentazioni. Vediamo, come dicevi prima te... Cosa dovrebbe succedere adesso? Adesso vediamo Arion, Riccardo e Victor, che sono un po' sospetti, come dicevi tu. Ah, sì, sì, è la parte del sospetto. Sì, ecco qua la presentazione un po' dell'allenatore, tutti i giocatori, e le manager, infatti ecco qua, Minori. Ed ecco che arriva anche Sky. Ecco qua la divisa, diciamo la felpa dell'Inazuma Japan. Vediamo questo stanzino. La divisa è molto bella perché un cronostone fra poco lascerano le password per ottenerla. Veramente molto bella. Eh sì, vabbè. Sul cronostone ancora per la password della divisa della Shinsei Inazuma Japan ce ne vuole ancora. Però diciamo che prima rilasceranno qualcos'altro. Sì, ma ovviamente lasceranno la cosa di Betamask, in Automatic. Sì, è vero. Poi lasceranno la cosa tra le stelle che è della Remo, poi quello della torre e poi forse quello della divisa che si trova dentro la stella di capitaggio. Questo stadio assomiglia molto al centro sportivo Raymond. Ecco i giocatori che si allenano. Bellissima sta sound. Ed ecco Konoha che cade per terra come al solito. E di nuovo continua a cadere. Ecco Matataghi. Comunque ragazzi, volevo spoilerarvi una cosa, che su Galaxy si potranno reclutare i giocatori già con i mixmap. Esatto. Solamente gli 11 supremi, che il più forte per me e anche il più figo è il mixmap tra Zana Ultra e Xavier, perché è Zana Ultra con i capelli rossi. Wow. Poi ho visto un'altra cosa sui Miximax, ad esempio si possono reclutare, questo è un esempio, qui ci stiamo dobbiamo tra poco dobbiamo fare una sfida 5 contro 5, vabbè dicevo, ho visto questa cosa, tipo si possono reclutare i genitori ad esempio di Minaho,
e facendo il mix max tra loro due esce un giocatore uguale a Minaho. Una cosa incredibile. Sì, oppure facendo il mix max tra Xiao Xiao e Zanakuro, cioè l'antenato di Zanark, esce il mix, esce esattamente uguale a quando lo faceva Zanark con Xiao Xiao. Qua abbiamo sbloccato le tattiche. Ma lo sai che se fai il mix max tra Torce e Gazzelle ti esce soldi? È vero, sì. Eccoci, adesso dobbiamo prepararci per una sfida 5 contro 5. Wow, va che roba! Pure la sound, bellissima. Ah, qui vediamo un po' gli spiriti guerrieri. Auron, spiriti, sì. I valori, le armature e le tecniche con le armature, il PSG. Questa è una schermata di una sfida 5 contro 5. Giochiamo. Sì, peccato che i giocatori non pigliano un pallone, scarsi quanto sono. Sì. Verso prima della finale. Perché verso questa finale si può dare inizio del treno arrivare alla rivoluzione. Ecco qua gli spiriti guerrieri. La schermata degli spiriti, bellissima. Non è molto diversa, però veramente incredibile. Vediamo un po' gli spiriti quando si attivano. E il tiro che possiamo usare. Ah, la tecnica angelo perduto è aumentata di potenza, cioè di EPSG consuma adesso 70, invece adesso noi andiamo, attiviamo l'armatura e qui, ah guarda, un po' diverso con l'armatura, adesso le tecniche non costano più zero ma costano poco. Costa 12 adesso, usiamo la rovesciata micidiale che costa 12. Però è anche buono perché tipo se una persona sfida una squadra molto potente e ha l'armatura attivata però ha PD a 0, almeno non potrà utilizzare le tecniche. Ecco, qua abbiamo ottenuto una specie di bibita che c'era anche nel Go, però mi ricordo, anche nei vecchi giochi c'era. Abbiamo vinto la sfida. Vediamo ora che succede. Adesso abbiamo sbloccato i negozi, quelli lì, mercatoni G, tutto tecniche. Tutti stanchi? Già. A parte Arion, Riccardo e Victor. Beh, loro sono i più, diciamo, i più protagonisti della squadra. Sì, gli unici che sanno giocare a calcio. Qui c'è ancora qualcosa sull'Inalink. Però non stiamo a leggere. Ogni volta che vedo giocare la Earth Eleven, cioè i giocatori sbaglio o diventano ma molto più forti. Cioè sì, innanzitutto da essere che c'era Frezzini, ovvero la ragazza più debole della squadra, la giocatrice più debole della squadra, ed è stata la prima a evocare il totem. È stata la prima. È vero. Dalla più debole passi in prima in classifica. Wow, cos'è sta cosa? Non ci posso credere, cos'è? Ci dà? No, incredibile. Ci sono qui dei campetti da calcio
C'era un pallone, lo possiamo prendere noi, lo possiamo prendere e portare in giro. Veramente? Scherzi? No, non scherzo, va, lo possiamo portare in giro. Adesso lo prendo e lo porto in giro. Adesso prendi il video. Va, possiamo andare in giro col pallone. Incredibile. Cioè, così la mia vita la passerò così, prendere anche una palla. Ecco, qui c'è uno scrigno, abbiamo ottenuto... come si chiama? La tecnica di AD, quella offensiva. Scivolanti? No, quella non di tiro, quella offensiva. Turbine d'acqua, sì, esatto. Quella abbiamo ottenuto qua in questo scrigno. Ma è incredibile sta cosa. Va, qui c'è un altro pallone, lo prendiamo e lo portiamo in giro. Basta andarci vicino e lo prende automaticamente. Noi andiamo in giro col pallone. Veramente. Chissà quante altre sorprese ha sto gioco. Io la cosa che voglio è che quando uno vuole fare delle partite anche nelle amichevoli, anche nelle sfide Street Pass, che si possono personalizzare i palloni da calcio. Non lo so, questo ho dubbi, però vabbè, vediamo. No, qua non ce l'abbiamo più il pallone, siamo andati in un'altra zona e non ci abbiamo più il pallone. Poverino. Le foto ancora non le abbiamo sbloccate, mi sa. Ah, qua si c'è questa uno scrigno argento. Qui dobbiamo andare di qua. Mamma mia, che belli questi posti. Quando io la adoro, ragazzi. Veramente, anch'io. Molto meglio del Chronostone. Quando scoprirai tutti gli altri mondi, sì, diciamo. Ma io ho visto anche un'altra cosa. Nella Black Room si può proprio giocare facendo tu i minigiochi, puoi entrare nel minigioco. No, adesso basta, la mia vita è completa, vuoi giocare, lo voglio proprio. No, ma bene, perché ragazzi, comunque la level 5 l'ha fatto molto serio, perché veramente è stata seria, ha messo delle squadre veramente molto potenti. Sì, che fanno anche quel coso che fanno tutte le squadre di Chronostone, che veramente fa venire nervoso, che prendono la palla e fanno i passaggi per non sprecare tempo. Ecco qua che arriva la signora lì, la vecchietta, che fa da mangiare e poi che guiderà l'astronave. Ah sì, la guida tour, non mi ricordo più come si chiama, mi sono dimenticato il suo nome. Shizune. Ah, ok. Allora, vediamo adesso. Qui vabbè, solita cosa dell'Inalink. Poi vediamo, qua c'è uno scrigno. Abbiamo ottenuto. Oh, cos'era? Una ciambella. Guarda, mi sembra che la ciambella dovrebbe caricare i PT. Non lo so, vediamo. La ciambella, sì, occupa, ricarica i PT. Wow, mamma mia, questa sarà la futura astronave, si vede già, solo che è smontata. Perché in realtà non è smontata. Sì, a pezzi. Quando li cliccherà il bottone, tutti i pezzi automaticamente voleranno in cielo e si uniranno e faranno il treno di Inazuma Land. Sì, l'Orion Express. Entriamo qua, mamma mia, questo gioco è veramente bellissimo. I luoghi sono fatti benissimo. Veramente, Galaxy l'hanno stupito molto, è stato molto bello. Sì, ma è perfetto sto gioco, non ha difetti. O almeno finora io non ne ho visti, anche se non ho giocato molto. Il bello è che io apro i buchi, perché i buchi è il massimo, è la mia vita. Ecco. Io credo che nella squadra finale terrò sempre Mark. Però vabbè, questo dipende da come sono forti. Ma dipende anche da che versione ti prendi. Sì. Vabbè, Mark credo che lo puoi tenere in entrambe. No, Mark si trova solo una versione insieme ad altri giocatori. È impossibile, non ci posso credere. Se vuoi qui ti mando
vieni nervoso pure a me. Vabbè, ma io l'ho visto, la versione, cioè le differenze io le so. Infatti stiamo... tipo Simeon si potrebbe guidare solo in una versione. Sì, anche Zanark, Simeon e Zanark in un gruppo, in una versione. Poi ci saranno Alphabet e Gamma in un'altra versione. Torch e Gazelle, Torch, sì, sono dei bei gruppetti. In un'altra. Sì. Bailong e Sol si troveranno tutti e due insieme, però. Mm. E sarà difficile scegliere, infatti qui ho scaricato Supernova un po' così. Ma la versione che sceglierò non la so bene, perché devo pensarci bene. Io ovviamente mi ricomprerò tutti e due, poi tanto sì, anch'io, vabbè. Se gioco è uscito a Natale, poi il fatto dei gameplay lo farò quando avrò scatterà a Natale, che scalcherò subito il pacco della Nintendo Switch Capture. Mm. Qui adesso andiamo avanti ancora qualche minuto, poi stoppiamo il video. Continuiamo la prossima volta. Ah, qui vediamo Riccardo che inizia ad arrabbiarsi con Terry, i buchi, che vuole parare il suo tiro sonoro ma non ci riesce ovviamente. Cioè i buchi fa basket. JP che è un portiere. Sì, JP arriva dopo. È il contrario, è come se JP era un giocatore di basket e i buchi sempre stato portiere. Infatti dopo sembra così, che va così, sembra il contrario. Ma il bello è che nella Dark Room JP non riesce a fare niente. A parte mandarla in tilt. Eh sì, quella là, se non sbaglio Frank mandò in tilt. Sì, insieme a Frank Tezukado. Cioè, però adesso riesce a fare i tiri normali di Victor in buchi. Però sì. JP non riesce a fare ancora i tiri di né di Victor né di Riccardo. Invece tu qua non so, parava i tiri, parava tutto. Vabbè, quasi tutto. Beh, sì. Vabbè, qui diciamo, appena finiscono questi dialoghi di finire il video. Che l'abbiamo fatto direi abbastanza lungo. Finiamo questo discorso tra Arion e Falco, Matataghi. Ma io dico Matataghi perché è più figo. Va bene. Ecco, abbiamo finito i dialoghi, vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa di nuovo. Tipo oltre a gli spiriti, vabbè. Qui abbiamo i soliti tre. Le tecniche, le solite tre, ovviamente. Ancora nessuno ha imparato niente. A parte, forse, Kusaka ha imparato una tecnica di dribbling. Ah, ma questa, no, non so che tecnica è. Però deve essere forte. Vai, dimmi com'è si chiama, forse non ricordo. Ora Menci. Non l'ho mai sentita. Non ho capito niente. Si chiama Ora Menci. Tecnica difensiva dovrebbe essere. No, è offensiva di dribbling. Non l'ho mai sentita. Neanche io, sinceramente. Potrebbe essere anche una delle tecniche iniziali del gioco, cioè tipo le tecniche meno importanti. Io direi di provarla. Metto subito Kusaka in prima squadra, tra i primi 5 facciamo una sfida di prova. Sì, almeno vediamo... Velocemente facciamo. Wow, va che roba, oh. Passiamo la palla a Kusaka. Eccola qua. Vediamo. Che tecnica è? No, ma ha fatto fiasco. Ma non ci posso credere. Ha fatto il fallimento. Ma com'è scarso. Vediamo, mi hanno pure tirato adesso. Oh, almeno l'ha parata, strano. Dai, almeno questa volta fallo,
O speriamo che la fa. Oh, finalmente, eccola. Wow. Gli dà, come se gli dà un raggio dagli occhi. Gli dà un raggio contro l'avversario. E lo butta per terra, come se lo paralizza. Furia del vento. Ma neanch'io, sarà esclusiva del gioco. Beh, qua vinciamo la sfida. Attiviamo pure lo spirito di Victor. Saltiamo veloci. Ok, così segnerà di sicuro. Ottimo, gol. Vabbè, direi che per questo video... Cosa? Nel video volevo aggiungere l'ultima cosa. Sì? Il gioco di Chronostone. Nella versione di Chronostone, quando usciranno le basse per votare Van e Piro... È vero, sì. Sarebbero i due indicatori... Di Dumbo Senki. Dove sta Flora. Sì? Si potrà reclutare... i tre personaggi della storia del professor Layton, ovvero sì. Layton, Luke e una donna che non so il nome perché non gioco con il professor Layton, in cui Layton, se farete mix match tra i giocatori della squadra perfetta con Layton, uscirà il mix match, praticamente uscirà quando loro si trasformano in robot che hanno gli occhi tutti gialli, neri. Vabbè, direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo con un altro gameplay. Ciao a tutti! Ciao ragazzi!